Come vi chiamate? Io mi chiamo Bruno. Io Mirella. Siete come Harry ti presento Sally? Sì. Lo fate anche a teatro? Sì. Sì. Ah, e quale scena vi piace di più? A me piace quella quando sono al telefono. E che vi dite? Se dormivo, che cosa stai vedendo in televisione? Se mi manca lui. E a me mi manca lei. Se dorme sempre dallo stesso lato del letto. Siete diventati amici così? Sì. Siamo amici. Per la pelle. E insomma, come va qui? Come è andata la decisione di insomma, lasciare casa e provare questa avventura? Beh, probabilmente entrambi siamo rimasti coinvolti. Io ho perso mia moglie nel 2020 con la pandemia, proprio a gennaio del 2020. Sono rimasto solo con un cane, a casa mi sentivo strano, e quindi ho deciso di trovare un posto tranquillo dove passare serenamente gli ultimi anni della vita. Lei invece è venuta qui con, racconta tu. Io sono venuta qui nel 2021, cioè mio marito si è ammalato, stavamo in casa. Poi non ce la facevo più per tanti motivi e abbiamo deciso di venire qui. Io il posto già lo conoscevo, l'abbazia, il territorio, che sono di zona. E poi mio marito è mancato nel 21 e io ho deciso di rimanere qui, anche perché sono più vicino a mia figlia e insieme abbiamo deciso, sono rimasto. Siete fortunati perché è una struttura molto buona e sì, anche molto ben... Sì, io la conoscevo, insomma un po' l'ambiente lo conoscevo. Sì, poi ci fanno fare molte attività, sia teatro che di compagnia, che ci fanno muovere un po' i ricordi, quindi la memoria, giochi di novinelli, cose varie. Che consigli volete dare a qualcuno che non si decide, insomma? Ma io penso che ci siano dei presupposti, credono ai vecchi ospizi per anziani che sia un mortorio. In effetti non è così, perché noi qui ci divertiamo da pazzi, in effetti, e poi abbiamo nuove conoscenze, e sempre nuove cose da imparare, nonostante l'età non finiamo mai di ci siamo conosciuti, poi abbiamo fatto amicizia, si esce, si va fuori, si va al cinema, non è che sono in clausura o sono in carcere, assolutamente, qui c'è libertà. È molto importante solo che ci sono tutti i vantaggi annessi e connessi alla situazione anche salutare, perché non ti devi preoccupare più delle medicine, c'è l'infermiere che ce le porta alle determinate ore in cui dobbiamo prenderle, non ti devi preoccupare più della colazione, del pranzo, della cena, andare al supermercato, fare la spesa, ritornare a casa, eccetera eccetera, tutti quegli inconvenienti. La mattina ti rifanno il letto, trovi tutti gli asciugamani puliti di tutti i giorni, le lenzuola una volta a settimana, quindi non c'hai più preoccupazioni di sorta e il tempo che hai è tutto a tua disposizione e non è una cosa da niente, è una ricchezza. Certo, è una ricchezza. Qualcuno però, diciamo, non la prende così bene. Infatti. Diciamo che uno dei problemi comuni che alcune persone hanno è quello della depressione. Sì. Voi che suggerimenti date a queste persone? Viene anche stando soli in casa, perché secondo la mia visione non è bello andare in casa con i figli, perché i figli devono avere la loro libertà, e stando soli in casa viene per forza la depressione.
Allora, secondo me è meglio stare in queste residenze, in questi posti, tutti insieme, c'è la comunità, ci sono i discorsi, chi parla, che per me è meglio. Io avevo già dall'inizio una visuale, cioè un pensiero del genere, perché secondo me la vecchiaia va anche programmata. Poi se si arriva bene, se no. Io ho fatto anche tante interviste, diciamo andando per le strade. Lei è una rarità perché la maggior parte delle persone, non c'è questa cultura in Sì, realtà. non c'è cultura Su in Italia. 20-25 interviste, nessuno ha detto io vorrei andare in una struttura, ma molto Giusto. spesso dicono vorrei che mio figlio mi chiedesse di stare con lui, vorrei stare in casa. Ecco, è molto importante questo che lei Ma dice. nell'era moderna non si può pensare, bisogna avere anche una mente un po' aperta. Sono i vecchi stereotipi che pensano di stare coi figli. Già le famiglie adesso sono molto delicate, non sono solide come una volta. Che fai? Cioè, Metti a per rischio me l'unione è dei così, figli. poi No, ognuno. no, ma io concordo, anzi, complimenti per la vostra consapevolezza. Dico solo che non è la maggioranza. Sì, È lo so, lo vero, so. sembra, io ripeto, mi associo a quanto ha detto lei, perché la depressione, in poche parole, è, diciamo, cammina di pari passo con la solitudine. Più si è soli e più uno si deprime perché non hai contatti, non vedi il mondo, non hai altre capacità, per cui ti chiudi in te stesso, chiudendo in te stesso ti deprimi, perché che fai? Invece adesso pensiamo a questo, io erano anni che non ballavo, qui balliamo una volta a settimana, abbiamo un'ora e mezza di musica, per cui ci alziamo, danziamo, cantiamo insieme. Ci sfoghiamo, ricordiamo le nostre vecchie canzoni o le nuove, e quindi uno ci viene anche aggiornato con i tempi, capisci? No, io capisco perfettamente, veramente siete una coppia ideale. Che cosa vuole dire? Io ho voluto venire qui, prima a parte la malattia di mio marito, è un'altra cosa. Io ho voluto restare qui perché hanno più problemi quelli che magari sono obbligati dai parenti, dai figli. Chi viene non di sua volontà. Non di sua volontà, Un esatto. po' pensa di più ai figli, a quello, quello, Ecco, allora che cosa vogliamo dire a queste persone? quello. Io direi che almeno di provare. Perché in effetti qui o vengono che hanno già qui, come penso in altre strutture, già la depressione, perché questi che stanno qui, depressione qui non c'è. O No, infatti. vengono già da fuori, se la portano, ma qui il tempo della depressione non c'è. Lei pensa che se uno ha questa forma di depressione, peraltro ci sono anche dei trattamenti farmacologici che Certo, io ritengo dipendono. essere positivi, lei che Sì. cosa ne pensa? Sì, certo che ci vuole i trattamenti. Io penso che ci sono state delle persone che sono venute qui che erano depresse, cupe, Già esaurite, già e esaurite. stando qui si sono aperte, hanno ripreso a fare, certo non depressioni gravi, è chiaro, però si sono ristabilite bene. Allora, in questo quadro che è molto roseo, molto positivo, e sono veramente felice per voi, e anche della vostra testimonianza Io parlo che per sarà di voi, conforto a qualcuno. tante persone che vedranno questo documentario. Ma c'è qualche cosa che vorreste poter migliorare? Beh, qualche cosina ci sarebbe pure, però. Va bene, no, ma d'accordo, abbiamo detto che è una cosa positiva, ma diciamo anche cosa si potrebbe. Quali sono le cose che voi. L'aspetto negativo potrebbe essere per quelle persone che sono meno autosufficienti, che magari si accorgono di aver bisogno di un fazzoletto di carta e non ce l'ha, e ci vorrebbe una persona addetta che controlli queste persone e gli rivolga qual è il loro problema, qual è la loro, che cosa, di che cosa hanno bisogno.
affinché possano loro stessi prendergliele e portargliele. Il fatto di rimuginare sul passato è un problema? Beh, certamente, perché il passato comunque è fatto di ricordi, è come tutte le cose, cioè, è meglio vivere di ricordi che di rimpianti, ma quando i ricordi sono belli, ma se beh, abbiamo tutti abbiamo fatto degli sbagli, quindi io dico che i ricordi sono buoni, ma sono dentro il nostro cuore, e quindi ovunque ti troverai, solo o in compagnia di altri, quelli non finiranno mai, ce l'avrai sempre in te. Quindi, però può cambiare il tuo rapporto con questo. Però chiaramente parlandone anche con altri è uno sfogo, per cui ti liberi da un peso che hai dentro di te, perché lo rivolgi ad altri. Certo. E puoi avere dei consigli in merito, puoi sentire anche le loro opinioni. Mentre stando da solo le rimugini in te stesso sempre allo stesso modo. Quindi ricetta numero uno: non ti isolare. Non ti isolare, perché l'isolamento è la peggiore, è la prima causa delle depressioni, chiaramente. Certo. Perché, chiaramente. Qui sei obbligato a fare invece, le cose. Voi, diciamo, avete anche un pensiero sul fatto che, penso che ce l'avrete sicuramente, sono comunque gli ultimi anni della vita, che la vita finisce a un certo punto. Certo. Come guardate a questo evento? Dai. Io voglio fare il testamento biologico, prima cosa, e fra un po' penso di farlo, ma vediamo. E ci stiamo preparando al fine vita. Beh, tutti dovremmo, anche tutti quanti. Purtroppo abbiamo preso una discesa. Si riesce a parlarne in modo anche un po' spiritoso. Sì, io sì, no, io non c'ho, ma non perché lo so. Io, cioè, non avrei fatto questa domanda se vi avessi visti tristi, invece siccome siete persone molto con una grande luce, allora io dico, ma perché non si riesce a parlare di questa... Sì, ma noi parliamo. È un tabù oppure... Sembra che nessuno di noi vuole accettare che siamo nati per morire. E questo è indiscusso, prima o poi. Ma siamo nati per vivere, che vuol dire pure morire a tutti. E quindi questa faccenda qui uno non la può prendere perché sarebbe un altro alimento per depressione. No. Sapere che comunque sia c'è una fine in tutto, e bisogna pensare anche a quella. Quindi provvedere in maniera che non crei danni magari alle famiglie, no? Perché uno se lascia da parte qualche cosa per il funerario. Per molte persone c'è anche un dopo, no? Sì, noi siamo dopo il post mortem, che purtroppo c'è sempre problemi che crea per il lobulo, per quello e quell'altro. No, io parlo del dopo. Parla l'anima. Io parlo del dopo. Il dopo, se uno è credente, sa che le aspetta una nuova esistenza eterna, e quindi non c'è più bisogno di preoccuparsi di nulla, così come non ci stiamo preoccupando di nulla in questo momento, insomma, stanno qua. Sono... Il dopo non mi spaventa, perché chiaramente lo sappiamo che ci sarà un dopo, ma siccome è sconosciuto a tutti, perché nessuno lì è tornato a informarci in merito, allora è una grande ossessione, o se invece c'è uno sguardo più sereno? No, più sereno. Per noi no, si affronta, abbiamo fatto tante cose. Ora si affronta tutto serenamente, anche perché se uno ha fatto una buona vita, ha vissuto bene, quindi è sazio, diciamo, no? È come aver fatto un buon pranzo e poi ti invitano di nuovo, guarda, lascia perdere, sto a posto così. E invece tu che ne pensi, Sally? No, io ho fatto il testamento biologico perché, insomma, a me piacerebbe cosa. Anche, insomma, se uno soffre essere tanto. Utili anche. A parte che abbiamo magari un'età che ormai soffrire tanto, c'è più giovani che fanno queste cose, però lo voglio fare perché non si sa. Mi fate un pezzetto della vostra scena? Mi fate un pezzetto? Ma a memoria... Faggio. Dai, uno signori, che mi ricordate. Signori... Ah, Faggio, sei arrivata finalmente. Signori, vi presento la nostra scenografa. Questa è Faggio.
facci tesoro, fa fa con la fu. Faggio, aiutami qui a fare questa cosa, perché io non posso bruciarmi in questa maniera. E me lo sento qui, guarda, me lo sento proprio qui che sarà un successo. Io invece mi sento drizzare i capezzoli. Sarà un presagio di grande successo. Oh sì, duri e pronti, ma se mi si drizzano la prima della sera, la sera della prima, sarà un presagio di un grande successo. Grazie. Bravissimi, complimenti. Non mi ricordo, c'ho la memoria che fugge.